40 comuni soci, 90 dipendenti, di cui 60 in più rispetto al 2008, 10 milioni di euro di fatturato, un margine operativo lordo di 245.728 euro, un utile netto di 5.638 euro rispetto ai 4.403 euro dell'anno precedente. Sono questi i numeri del bilancio di esercizio 2014 del Cogesa, che è in attivo, segno dello stato di buona salute di cui gode la società. Il bilancio è stato presentato stamane in conferenza stampa dall'amministratore unico del Cogesa, Giuseppe Quaglia. Il Cogesa unisce il centro Abruzzo montano con 80.000 utenti e si presenta come modello di sviluppo per il territorio, con un'area omogenea che vede insieme l'Alto Sangro, la Valle Peligna, la Valle Subequana e l'Alta Val Pescara. Il 2014 è stato un anno di svolta per la società, con l'affidamento dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti dei comuni di Sulmona e Castel di Sangro. Il capoluogo Peligno dà un fatturato di un paio di milioni di euro l'anno, spiega Quaglia. Se a partire a dicembre 2014, l'anno prossimo dovremmo compiere un ulteriore scatto in avanti, portando il fatturato a 11 milioni di euro. Sul fronte occupazione, la società ha dato lavoro a 20 dei lavoratori della M Consorzio, altri 20 sono stati assunti da una SRL. Sono 90 complessivamente dipendenti del Cogesa, alcuni dei quali sono stati trasferiti dai comuni che hanno affidato il servizio rifiuti. Una voce importante dell'attivo di bilancio è costituita anche dai servizi di raccolta differenziata. In proposito, sono in arrivo finanziamenti agevolati dalla Regione per 100.000 euro, finanziati all'acquisto di attrezzature per la raccolta differenziata e all'attivazione di stazioni ecologiche per i rifiuti ingombranti e pericolosi, medicinali scaduti e elettrodomestici nei comuni di Scanno, Villalago, Castel di Sangro, Castelvecchio Subequo, Capestrano e San Demetrio nei Mestini, ha annunciato Quaglia. È stato inoltre attivato l'iter per la realizzazione del terzo lotto dell'impianto di smaltimento dei rifiuti nell'area cogesa a Noce Mattei. Visto l'organico, la società è pronta per ampliare l'affidamento del servizio rifiuti anche ad altri comuni.